Dobbiamo dire che per un nutrizionista, nel mio caso, il ritiro è una parte essenziale, per valutare le condizioni iniziali dei giocatori, sia per quelli che vengono dallo scorso anno, quindi valutare le condizioni post vacanze, sia per i nuovi giocatori che vanno arrivando quotidianamente durante tutto il ritiro. Cosa significa questo? Che mi pongo già degli obiettivi e delle sfide. Innanzitutto gli obiettivi sono quelli, diciamo, di collaborare anche con lo staff tecnico, quindi, diciamo, ottimizzare anche il programma di allenamento. Per chi ovviamente non ha ancora raggiunto una massa corporea ideale, quindi una percentuale di grasso e anche di parte muscolare adeguata, si deve già sin da adesso comunque pianificare i miglioramenti comunque più adeguati. Per questo motivo, diciamo, il mio ruolo è anche quello di preparare il menù per tutta la fase di ritiro, quindi giornalmente viene modificato in base alle giornate, diciamo, di allenamento e personalizzato in base comunque alle caratteristiche uniche e univoche, diciamo, di ogni giocatore. Questo, diciamo, è la parte comunque iniziale che poi si rifletterà poi su tutto il percorso che faremo durante tutto l'anno. Durante questa parte dell'anno, visto che magari, no, anche se non tutti, anche se qualcuno soltanto ha magari fatto come tutti i giovani, utilizzato comunque dei dolci o degli alimenti molto zuccherini, proprio in questa fase del pre-campionato tendiamo a limitare gli zuccheri semplici, quindi dati comunque dalle bevande zuccherate o piuttosto che comunque dai dolci, perché normalmente si utilizzano molto comunque anche durante le fasi di ritiro questi alimenti. Io sono invece per ottimizzare, quindi dando anche agli chef delle ricette per preparare dei dolci, magari anche proteici, e quindi rendere utile anche comunque un alimento che normalmente può sembrare deleterio. Diversi tipi di analisi, quindi diciamo, dal colore delle urine all'impedenziometria, che è un'analisi che ci permette di valutare abbastanza comunque con molta accuratezza l'idratazione di ogni calciatore. Andiamo anche in base al tasso di sudorazione, alla perdita che hanno avuto dopo l'allenamento, andiamo a valutare quanto ogni singolo calciatore dovrebbe bere anche durante l'allenamento e anche quando comunque sta a riposo. Immaginiamo che già una riduzione del 2,5% del peso, quindi di disidratazione, porta a una diminuzione delle capacità prestative dell'atleta, come le dribbling skill o anche della percezione aumentata dello sforzo. I calciatori sono molto seguiti, quindi dalla mattina alla cena tutto è programmato. Durante la settimana tipica del calciatore, lì sta anche fondamentalmente nell'essere professionisti di se stessi, quindi come propria azienda, e andare a ottimizzare e far capire qual è, diciamo, l'idea giusta per un mantenimento corretto di tutta la settimana.